L'Ora Blu, la raccolta di poesie scritte da Marta Maria Camporeale di origine molfettesi, diventa associazione culturale. Costituita da 20 donne di varia età ed estrazione socioculturale, ha l'unico intento di diffondere e di promuovere la poesia. Ne parliamo oggi proprio con la poetessa biscegliese che oggi diventa presidente dell'associazione. Allora, questa associazione non nasce per caso, ma nasce da un'esigenza che ciascuna di noi, donne, non sapeva di avere. Fondamentalmente, all'inizio sono stata aiutata ad organizzare, attraverso la lettura delle mie poesie, la presentazione del libro, appunto, L'Ora Blu. Attraverso questo impegno le mie amiche scoprono la piacevolezza della poesia. Da quel giorno non ci siamo più lasciate, diventando prima una compagnia di lettura e dal 19 luglio di quest'anno l'associazione di promozione sociale L'Ora Blu. Praticamente ci abbiamo preso gusto, perché sentiamo di avere in noi l'esigenza di donare qualcosa agli altri. E siccome è un momento di realizzazione, di trasparenza, di assenza di ombre, allora abbiamo adottato il titolo del libro come metafora perfetta. Ma tra l'altro, Marta, voi siete donne, mamme, mogli, casalinghe, imprenditrici, insomma, la donna al primo posto. E vi siete riunite con un unico obiettivo. Qual è il vostro obiettivo? Noi aspiriamo ad un fine nobile che ricalca i principi dell'uguaglianza, della fraternità fra le persone. Vogliamo chiaramente, Marilena, senza presunzione, valorizzare quelli che sono i sentimenti attraverso la lettura delle opere letterarie, formare, scuola di lettura ad alta voce, creare spettacoli per esaltare quella che è la bellezza in cui noi crediamo e di cui dovremo essere tutti portatori. Marta, io ti ringrazio per essere stata con noi e ti auguro una piacevolissima serata. Vuoi salutare qualcuno? Sì, grazie Marilena per l'opportunità. Io vorrei innanzitutto salutare il nostro direttore artistico Zaccaria Gallo, vorrei salutare il vicepresidente dell'associazione Maria Stella Lupone, poi gli altri membri del direttivo, Maria Teresa Gallo, Marisa Murolo, Maria La Cavalla, Anna Altamura e Maria Sasso. Grazie, grazie di tutto. Grazie a te. Ciao.